veloce verso Golda. Ti marcano di soldi tipo un'onda. Affidabili più del cane fido. ZVJ nel codice su mito. Ciao ragazzone, qui ZW Jackson e benvenuti al mio canale. Allora ragazzi, quest'oggi vi faccio vedere un po' come ho fatto praticamente i soldi per permettermi questa squadra qua. Questa squadra qua che vi avevo fatto vedere nello scorso episodio. Comunque vi avevo fatto vedere, avevo fatto appunto un episodio dove vi avevo fatto vedere la mia rosa. Ragazzi, cercatelo, per chi se lo fosse perso è sul canale, dove vi faccio vedere con calma tutti questi bei giocatorini che mi sono comprato. Ragazzi, mi avete detto: usi trucchi? No, ti sei messo il budget iniziale? È possibile? Li hai modificati? Ragazzi, minchia, l'invidia veramente è una brutta, brutta bestia. Allora, a parte che, ragazzi, andando avanti, li fate i soldi, perché comunque i giocatori ve li vendete. Però vi voglio far vedere un attimo come sono riuscito a fare un sacco di soldi con dei giocatori in particolare. Perché per andare a comprare giocatori del calibro di Coman, 50 milioni, Dembélé, 70 milioni, Isco, eccetera, vi faccio vedere un po' dove ho trovato i soldi. Quindi adesso mi sto perdendo. Andiamo su trattative di mercato. E ragazzi, ando stanno trattative riuscite. A parte qua Koke e Manolas presi a parametro zero, che proprio neanche Galliani, cioè assurdo. Poi vabbè, qua possiamo vedere che Luke Shaw l'ho pagato 40 e già vale 46 e mezzo. Cioè già questo, nel senso, comprate ragazzi, fate offerte minime, non partite subito con offerte alte, perché certe volte il gioco è strano. FIFA 17 è strano. Ragazzi, fate offerte, magari anche un pelo inferiori, che non so perché in questo FIFA ve le accettano. Comunque, guardate, già qua ci ho fatto una plusvalenza di quanto? 33 milioni? 30 milioni? Solo vendendo il terzino sinistro. Infatti, guardate qua, il mio Ricardo Rodriguez era diventato un 87, io l'avevo comprato che era un 83, quindi mi è salito un po' abbastanza. Ho fatto la controfferta altissima all'Atletico, ragazzi, te la accetta, perché i top club europei, quali Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, ve lo accettano, ragazzi. Quindi fate sempre controfferte altissime. Poi vabbè, ho comprato Dembélé per 60 e ragazzi, guardate un po', qua già con Pereira, questo qua, 86, l'ho venduto e ci ho fatto 60 milioni anche lui. Quindi vendendo Pereira poi mi sono riuscito ad andare a comprare Dembélé. Poi adesso ci sono 100 milioni con cui mi sono comprato Bailly e Coman. Ma guardate ragazzi, ho venduto Corona, Jesus Corona, per 84 milioni al Real Madrid. E voi direte: come cavolo hai fatto? Lui vale 45 milioni e mezzo. Io l'ho venduto quasi al doppio, solo perché aveva vinto la classifica degli assist. Voi dovete ragionare, dovete leggere le cose che vi dicono quando vendete i giocatori, perché se c'è scritto miglior marcatore o assist man, dovete alzare proprio la posta, proprio dovete chiedere big money, perché i top club, ragazzi, ve li accettano. Poi guardate, ho comprato Cozziello per 45, ho comprato Ziliac per 37, Tielemans per 38, cioè l'ho pagato 4 e mezzo più una controfferta, però comunque era 38. Ho comprato Danilo per 40, ma ragazzi, perché ho venduto Quintero per 50 milioni a PSG. 26,83, che ragazzi è forte, perché era forte. Però nel senso, non è che sia chissà cosa, 50 milioni mi sono fatto. Poi, ho venduto Bailey, ragazzi, è un 81 di 21 anni, è fortissimo, c'è da dire che è fortissimo. Però io l'ho venduto per 40 milioni, ragazzi, dal Tottenham. Cioè, 40 milioni per un 21enne è veramente tanto. Poi, purtroppo, ho fatto una brutta vendita, perché è Svilar. Cioè, ragazzi, 19 anni, 80, era il mio portiere titolare. L'ho dovuto vendere al Barcellona, infatti l'ho venduto solo a 25 milioni, perché ha chiesto la cessione. Poi, ragazzi, voi pensate che il Porto non abbia dei giocatori discreti? Invece ha dei giocatori discreti che, ragazzi, si possono vendere benissimo a 10 milioni a testa. Ad esempio, questo qua l'ha venduto a 9, 6 e mezzo, 4, questo qua l'ha mandato in prestito, anche questo qua in prestito. E poi ragazzi, con i soldi della Champions, con i soldi, il budget iniziale che ti danno, che mi aveva dato tipo 40 milioni, i soldi delle qualificazioni, i soldi delle vincite dei tornei e tutto, ragazzi, i soldi arrivano. E quindi io cosa vi posso consigliare? Vi posso consigliare di andare sempre a controllare quali giocatori sono in scadenza,
perché uno, con i giocatori in scadenza non pagate nulla, pagate solo il contratto, vi trovate dei top player già pronti, che già pronti in FIFA 17 è una parola che veramente vi deve far aprire gli occhi e drizzare le orecchie, perché un giocatore già pronto è un giocatore che comunque è nel suo pieno della carriera e quindi vi darà il massimo aiuto. Poi ragazzi, fare le controfferte sempre altissime, sfruttate quando un giocatore ha vinto la classifica cannonieri oppure ha vinto la classifica assist, lo potete vendere a prezzi veramente assurdi. Un'altra cosa, occhio a chi vendete ragazzi, se vi fanno l'offerta il Bayer Leverkusen, la Juve e il Real Madrid, andate a fare la controfferta al Real Madrid perché è quella che vi accetta di più. Puntate sui giovani promettenti. Non penso che ci voglia un genio a farvelo capire, però ragazzi, seriamente, prendetevi quei giovani, ad esempio, prendete anche spunto dalla mia carriera, ragazzi, non è che io devo tenermi le cose per me. Prendete spunto dalla mia carriera, prendetevi questi giovani che, ragazzi, crescono e vi fanno fare delle plusvalenze assurde. E un'altra cosa, ci sono dei giocatori che, ragazzi, vi faccio vedere adesso, andiamo subito a vedere insieme. Ci sono dei giocatori, ad esempio, Buzzer, che cresce veramente da solo, cioè, giocatori, ad esempio... E dove sta? E Guedes è un 82 ragazzi, questo qua lo potete vendere per 40 milioni, cioè giocatori che veramente anche comprati all'inizio, tenuti in panchina, allenati proprio una volta ogni morte di papa, tempo 3 anni li rivendete, ci fate i grandissimi big money. Ragazzi, FIFA 17 è un gioco di strategia sul mercato. Dovete metterci un po' la testa, non dovete fare i primi acquisti così tanto per, ma andate soprattutto giocatori nel vivaio, perché capita, è capitato che io vendessi giocatori creati dal mio vivaio anche a cifre buone, tipo ho venduto uno a 20 milioni, che comunque era un 77 di 21 anni, ragazzi. Quindi potete veramente farvi un sacco di soldi in modi anche assurdi. E niente ragazzi, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace, commentare e iscrivervi se non siete ancora iscritti al canale, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ah ragazzi, vi ricordo che in descrizione trovate il mio Instagram e mi raccomando andate a seguirmi perché potete anche scrivermi in direct. Ciao ragazzi!